Ciao a tutte, benvenute in un nuovo video, benvenute nella sequenza di video che riguardano le modalità di utilizzo dei distress. Allora, partiamo da un'altra modalità, quindi iniziamo un po' a divertirci con i nostri distress. Quindi mettiamo un po' di spugnette, questo è il Broken China. Adesso vi faccio vedere un effetto che si può fare con bagnando lo stencil, però prima dobbiamo creare uno sfondo, quindi ok, quindi adesso utilizziamo il picche da raspberry, giusto un colore casuale, non sono assolutamente monotona nei colori, ricordatevelo. Ok, adesso utilizziamo questo qua nella versione Oxide, che non l'avevo neanche ancora utilizzato, quindi dobbiamo assolutamente rimediare. Guardate, vi mostro proprio la differenza, quello è l'Oxide, questo è lo stesso colore nella versione Ink, questo è il mini, vedete? Allora, vedete che è più scuro. Guardate come si vanno a sfumare bene tra di loro. Adesso voglio provare a usare, prima chiudiamo l'Oxide, il color ottagno, utilizziamo questo sfumino che doveva essere del Broken China, ma va bene uguale. Guardate che meraviglia. Adesso vedrete comparire delle stelline, perché questo qua doveva essere la copertina dell'album che vi ho mostrato, però praticamente prima di fustellare quello che era questa cornice, era stato fustellato delle stelline, quindi il pad era rimasto totalmente segnato e io mi sono ritrovata ad avere le stelline imbossate, praticamente il pad ha imbossato le stelline, quindi è una cosa felicissima, quindi l'ho tenuto, non l'avevo buttato via perché ho detto può essere sempre utile, ed effettivamente utile lo diventa. Adesso mettiamogli lo sfumino del un po' di viola, che sono i vecchi Oxide, quindi questo, andiamo giusto a fare un po' in giro qua e là, okay. Poi anche qua, sì. Diamo un po' di colore, poi fossi l'Air Amber, voglio dargli un po' di luce. Alla fine sto iniziando ad usare 10.000 colori anch'io. Mi è venuta questa mania. E trovo che la luce ci stia sempre bene. Quindi mettiamone un po' di qua, un po' di là. Anche qua, insomma, facciamo impazzire. Ok, noi adesso abbiamo uno sfondo multicolore. Allora, la tecnica di utilizzare lo stencil in questo modo l'abbiamo già vista. Chi non vi ho ancora mostrato è come si utilizza al contrario, praticamente noi non andiamo a bagnare direttamente il nostro stencil, quindi bagniamo lo stencil bene, senza esagerare, detto da me, poi è una cosa stupenda. Lo prendiamo, possibilmente era meglio
asciugare la parte sotto, ma sì, ragazzi, non riuscirò mai. Vabbè, non importa, preleveremo il colore e lo andiamo a mettere qua. Adesso io ho qua la carta dell'Oxide arancione e non importa, lo teniamo in modo che dovrebbe agire un po' di più. Lo lasciamo agire qualche secondo e dovremmo avere lo stencil in negativo, quindi l'effetto dello stencil in negativo sulla nostra pagina. Adesso togliamolo. E voilà, guardate che meraviglia. Guardate che effetto stupefacente. Questo come base per un biglietto, per qualsiasi cosa, è già bello così. Quindi non dobbiamo andarci a fare molto, puliamo un po' il nostro piano di lavoro. Perché già così abbiamo qualcosa di veramente molto bello. Se per caso a noi non ci basta, vogliamo qualche effetto in più, un po' di acqua, facciamo agire. Scusate, sposto l'inquadratura. Facciamo agire giusto qualche secondo l'acqua in modo che magari ci sia anche qualche effetto con le goccioline e asciughiamo. Adesso ovviamente ho esagerato un po' con l'acqua, ma non importa. Mi piaceva l'idea che ci fosse anche qualche macchia. Guardate comunque l'effetto, quindi abbiamo sia le macchie che l'effetto dello stencil che trovo veramente favoloso. E questo è un altro dei metodi per l'utilizzo dei nostri distress. Un altro metodo, io prenderei questo, sto facendo un macello, dopo devo pulire perché quando viene a casa mio marito credo che mi potrebbe eliminare dalla faccia della terra, si vede come qua questo tavolo. Un altro effetto veramente molto molto bello è quello dello stencil. Noi prendiamo il nostro stencil. Di solito questo lo si fa quando ad esempio avete usato uno stencil per un progetto. Lo stencil è pieno di colore, eh? E di solito lo si usa in quel modo. Noi adesso non abbiamo qua uno stencil pieno di colore. E non avevo voglia di stare qua a fare anche la prova con gli stencil perché mi sembrava assurda. Quindi lo andiamo a riempire un po' noi. Quindi gli mettiamo un po' di colore qua e là. Ok. Allora, io vado anche un po' di warm lipstick che mi piace un casino, così cambiamo giusto qualche colore per vedere l'effetto. Su questo stencil non è proprio, anche perché tecnicamente io non dovrei toccarlo, perché sennò mi porto via il colore. Lo sto facendo qua. Ok, adesso questo stencil lo dobbiamo bagnare, se riusciamo non esagerando. Ok, speriamo di essere riusciti a non esagerare. Diciamo che noi non abbiamo una base liscia, uso ancora questo, va bene lo stesso. Anche perché comunque lo metteremo un po' inclinato perché se no non riesco a mostrarvi tutti i colori. Ok,
lo passiamo sempre in questo modo, perché io trovo che sia un effetto un attimino più forte. Ok, questo mi serve qui. Anche il cestino mi sono preparata, sono furbissima. Ok, se voi non vedete niente, ma giustamente io ci ho ficcato di tutto sopra il cellulare. Ok, preleviamo i nostri stencil e guardate, diciamo che io l'ho bagnato un po' troppo, quindi essendo che era uno stencil molto lavorato non si nota proprio tantissimo, però si può tranquillamente vedere. Vedete? Io ad esempio adesso lo stencil ha ancora dei punti bagnati, se io vado a ribagnarlo ancora e lo gli appoggio, vado un po' a farlo tutto lì. Vediamo, anche qua dovrebbe essere ancora un po' bagnato. Magari. Ok. Adesso asciughiamolo un po' perché è rimasto un po' bagnato. Perché adesso abbiamo un po' incrociato la trama, però era per avere un effetto un pochino migliore. Vediamo, vediamo. Adesso ad esempio qua dove non si nota tanto, io prendo lo stencil in questo modo e vado con un colore che mi piace, non so, prendiamo il Fossilier Amber, se io trovo, beh, possiamo anche fare il Warm Lipstick e magari mi faccio un po' di effetto sfumato così. Vedete, così abbiamo un po' di effetto dei vari colori magari che abbiamo utilizzato nella decorazione. Quindi prendiamo quello, prendiamo il nostro taglio e lo facciamo magari in quest'angolo. Ok, e lo farei anche in questo angolino qua. Ok, diciamo che qua abbiamo una card dove abbiamo creato il vario effetto, quindi sia con il nostro stencil appoggiato. Diciamo che io l'ho bagnato leggermente troppo, doveva essere bagnato leggermente di meno, però non ho nemmeno lo spruzzino più ideale di tutti per fare questa tipologia di lavoro. Scusate, mi è caduta una spugnetta, se no dopo non le trovo più. Però comunque noi abbiamo creato il nostro sfondo che può essere utilizzato per fare qualsiasi cosa, quindi anche solo una card, fare qualcosa di carino, fare una bella timbrata e noi siamo tranquillamente a posto. Devo dire che questo effetto qua mi piace veramente molto, e questo è un'altra tipologia di effetto che si può ottenere con i nostri distress. Adesso vi lascio, nel prossimo video vi mostrerò come utilizzare sì distress, ma vi faccio vedere come utilizzare anche i distress abbinati alla polvere a rilievo. Quindi alla prossima!